tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Vandalinazione lungo la passeggiata dell'Isippo a Fano, panchine nuove già imbrattate con la vernice spray. Nell'edificio che ospitava il convitto Vittorio Colonna, la proposta di realizzare un centro per le cure palliative ai bambini malati. Linea dura del comune di Mondolfo contro i proprietari di edifici in forte stato di degrado e ora partono le diffide. Fine settimana di eventi che hanno registrato il tutto esaurito a Fano il Palio delle Contrade, a Lucrezia i concerti in piazza. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV. Dunque, nuove di zecca già imbrattate con la vernice spray. E stiamo parlando delle panchine, nuove panchine che sono state installate nella passeggiata dell'Isippo, quella che si trova nel porto turistico di Marina dei Cesari. E alla fine è arrivato lo scribacchino imbrattatore dalle geroglifiche parole sconclusionate che, con disprezzo della proprietà comune e del più elementare senso civico, sfregia edifici, mura storiche, monumenti, strutture pubbliche della città. A cadere sotto la scure dell'ignoranza civica sono state le recentissime sedute a terrazza sulla passeggiata dell'Isippo. 4 delle 5 panchine sui balconi in ferro sono state in questi giorni imbrattate da scritte bianche in tutta la loro lunghezza, da capire poi con quale criterio o inconveniente la quinta sia stata risparmiata, forse perché occupata da civili passanti intenti a rimirare il paesaggio e che la utilizzavano per lo scopo per il quale è stata messa lì e non come supporto per esprimere la pochezza cerebrale di qualcuno. Una vera scempiaggine che lascia allibiti quando al loro passaggio si accorgono dello sfregio. Insomma, questa è una brutta cosa, anche perché queste nuove sistemazioni mi piacciono. Vederle così sporche? Dispiace. Non è bel vedere, anche perché sono state messe in giugno. Esatto. E io non sono di qua. Stavo giusto pensando, il comune e tutto, ha messo queste cose, sistemato bene, e sempre i soliti, ma purtroppo non è che succede solo a Fano, succede dappertutto. Ecco. Secondo me bisognerebbe essere un po' meno buonisti anche con i nostri ragazzi. Più volte abbiamo classificato e catalogato questo genere di gesti che nulla hanno a che vedere con i veri artisti di questo genere, l'aerosol art, nati in America e che utilizzava nella prima ora le carrozze della metro o i muri dei grandi insediamenti industriali e fucina di grandi artisti della pop art, come il francese Jean-Michel Basquiat. Nulla di tutto questo. Questi gesti, come anche quelli sulle mura medievali o romane della città, si possono catalogare solo sotto la dicitura vandalismo, come pure i loro esecutori. E contro gli edifici fatiscenti e in forte stato di degrado, la giunta comunale di Mondolfo, guidata dal sindaco 5 Stelle Nicola Barbieri, ha deciso di passare all'azione inviando una lettera di diffida a tutti quei proprietari che non hanno realizzato interventi di messa in sicurezza sui propri edifici, una linea dura che si è resa necessaria dal momento che la prima fase, cioè quella interlocutoria, ha prodotto scarsi risultati apprezzabili, con un numero davvero esiguo di privati che hanno sistemato le strutture e installato pannellature a copertura degli edifici. Una situazione che, secondo il sindaco Barbieri, non può essere più ulteriormente tollerata, soprattutto nelle zone turisticamente strategiche. Realizzare un centro per le cure dei bambini malati terminali nell'ex convitto Vittorio Colonna a Fano, utile per tutta l'area del versante adriatico, è la proposta su cui si sta discutendo in questi giorni a Fano.
Cure palliative pediatriche per la terapia del dolore in bambini con patologie incurabili. In Italia i centri dove queste vengono somministrate ai piccoli pazienti sono solo 4, Roma, Milano, Messina, Arenzano. Manca una struttura sul versante adriatico, costringendo i genitori a sfibranti e dispendiose trasferte e fonte di costi esorbitanti per mobilità passiva. L'associazione Maruzza, per voce di Elmo Santini, spinge da tempo per la realizzazione di una struttura adeguata sul nostro territorio, facendo risparmiare alla Regione Marche la bellezza di 20 milioni di euro. Accantonata la possibilità di realizzarla a Fano nell'ex ospedaletto dei bambini, da qualche tempo è stata avanzata la concreta ipotesi dell'ex convitto Vittoria Colonna, in pieno centro, che con i suoi 13.000 metri quadrati di superficie e le buone condizioni dello stabile è un possibile sito dove realizzarla. Il progetto c'è, la legge c'è, la regione ha predisposto la sua realizzazione. Per gli adulti ci sono già 8 strutture che effettuano questa prestazione. Manca una struttura adeguata a livello pediatrico e l'ex convitto farebbe proprio alla bisogna, vista anche l'esigenza di poter ospitare le famiglie per tutta la durata della terapia. Questa è Fano, città delle bambine, dei bambini, vorremmo che fosse anche la città dei bambini malati, perché nella regione ci sono circa 250 bambini che vanno a curarsi fuori regione, ma c'è un progetto anche per i malati di SLA. L'Ordine dei Medici vede di buon occhio la realizzazione di questo polo nella città di Fano, schierandosi apertamente con l'associazione Maruzza. Questo è un centro talmente importante, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista civico e sociale per la città di Fano, che più volte ha espresso anche in sedute ristrette che ci sono dei palazzi da ristrutturare che vanno in rovina. E su questo i gruppi consigliari di centrodestra hanno presentato una mozione urgente per chiedere all'amministrazione comunale fanese atti concreti che portino alla realizzazione di questo grande centro di cure per bambini malati terminali. Nuovo caso di morbillo nelle Marche. È stato registrato nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Senigallia, dove un'ostetrica non si era vaccinata. La donna era assente dal lavoro per malattia dal 20 agosto scorso. Il caso è stato segnalato 5 giorni dopo. La direzione sanitaria ha segnalato il caso al servizio malattie infettive del Dipartimento di Prevenzione. Sono stati rintracciati tutti i contatti avuti dall'ostetrica e vaccinati 2 contatti familiari, 2 genitori di neonati e un operatore sanitario. Nelle Marche dall'inizio dell'anno sono stati segnalati 53 casi di morbillo e tra l'altro è arrivata anche un'ultima ora su questa notizia. Si aggrava il quadro clinico di questa donna dell'ostetrica allontanata dal servizio presso l'ospedale di Senigallia perché affetta da morbillo. La donna ha infatti contratto la polmonite, una delle complicanze che possono insorgere, secondo le statistiche, in 6 casi su 100. A Marotta adesso invece per una rissa per futili motivi tra nordafricani che è scoppiata improvvisamente intorno alle 11 di sera di domenica scorsa alla stazione di Marotta, appunto nel comune di Mondolfo. Il treno è rimasto fermo ed è stato impossibilitato tra l'altro anche a ripartire. I carabinieri sono riusciti a sedare la rissa intorno a mezzanotte. Un nordafricano è stato arrestato e condotto in caserma. Arriverà il 2 settembre il solenne ingresso a Loreto del nuovo arcivescovo e delegato pontificio, Monsignor Fabio Dalcin. Lo rendono noto la delegazione pontificia e la prelatura di Loreto. Il programma prevede l'arrivo di Monsignor Dalcin alle 16.15 a Porta Romana, dove verrà accolto e salutato dalle autorità cittadine. Dopo il trasferimento a piedi del corteo verso Piazza della Madonna, alle 17 nella Pontificia Basilica della Santa Casa avrà luogo la solenne celebrazione eucaristica per la presa di possesso canonica alla presenza del Cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona Osimo. Fabio Dalcin è nato a Vittorio Veneto il 23 gennaio 1965 e ha vissuto a Sarmede. Succede a Giovanni Tonucci che da qualche giorno è rientrato a Fano per raggiunti limiti di età.
Adesso la pagina degli eventi con il Palio delle Contrade che c'è stato a Fano in questo fine settimana, che ha registrato il tutto esaurito sugli spalti con un folto pubblico. Con 57 punti la Contrada della Croce vince il Palio delle Contrade 2017. Seconda l'Assunta, pari punteggio, terza San Sebastiano con 43 punti e ultima Borgo Mozzo con 25. Decisiva la prova tutta muscoli e nervi tesi del tiro alla fune, che in realtà si è trasformato per Croce ad Assunta in uno spareggio, avendo totalizzato entrambe 57 punti. In un clima infuocato e adrenalinico, la Croce, con due tirate su tre, ha portato a casa per il terzo anno consecutivo il drappo realizzato anche quest'anno da ragazzi dell'Istituto d'Arte di Fano. Ma il Palio delle Contrade, oltre alla disfida dei contradaioli, è una vera rievocazione storica basata su un fatto realmente avvenuto nel 1399, quando Carlo I Malatesta da Rimini venne in pellegrinaggio con la consorte ed un nutrito numero di fedeli al santuario della Madonna di Ponte Metauro per grazia ricevuta in occasione della peste che imperversava in quel periodo. Più di 3.000 persone però hanno affollato ai giorni d'oggi la Pinetina di Ponte Metauro, dove è stato allestito uno splendido campo gara per la corsa all'anello e nella parte bassa un villaggio d'epoca medievale, il tutto realizzato a forza di braccia da tutti i soci della Pandolfaccia. Noi ce la mettiamo tutta, è chiaro ci sono sempre dei limiti e come hai detto te devo ringraziare tutte le persone che da una settimana o meglio da un anno, fin dalla scorsa edizione, si sono impegnati per ripensarla, rivederla e dobbiamo ringraziare tutte le persone che sono venute qui al Palio in questi tre giorni. È stata una sfida fare il Palio sopra la fiera, perché comunque due giorni eravamo sopra la fiera, ma le persone sono comunque venute e ci hanno riempito del loro calore. Questo ripaga ogni fatica e questo ci fa capire anche tanti turisti, e va detto, questo ci fa capire anche che il Medioevo fanese non è così scalcinato come magari delle volte lo pensiamo e comunque il Medioevo fanese piace ai turisti e anche ai fanesi che sono venuti. Molto di questo successo lo si deve alla parte più spettacolare della manifestazione, la sfida dei cavalieri. Come avviene per altre rievocazioni simili, la Quintana, il Saracino, la Corsa all'Anello è lo spettacolo nello spettacolo. San Sebastiano ha avuto il cavaliere migliore con 110 punti, poi Assunta, Borgomozzo ed ultima la Croce. La palma d'oro ai cavalieri è andata a Pazzaglia Luca, il più veloce Ruggero Ruggeri, con un cavallo figlio del lampo degno di un re, che ha strappato il tempo di 15 secondi e 14. E c'è stata anche una situazione piuttosto critica da registrare sempre sabato sera nel corso di questo palio. Alle 20.30 una pattuglia dei vigili urbani di servizio disposta dal capitano Alessandro Di Quirico in occasione della manifestazione, accogliendo l'appello di un operatore sanitario reperibile a bordo di un'ambulanza imbottigliata nel traffico, lo ha scortato a sirene spiegate alla Santa Croce per un trasporto urgente all'ospedale di Pesaro di un paziente in pericolo di vita. Grazie alla tempestività dei due agenti di polizia tutto è andato bene, il paziente hanno fatto sapere dall'ospedale è stato salvato in extremis e ora per i due agenti arriverà il meritato encomio. A Lucrezia invece è andata in scena la nona edizione di Music Square, anche qui tanta gente ad assistere. È stata l'energia esplosiva e lo swing di Matthew Lee, il performer pesarese che con il suo pianoforte e la sua band ha catturato tutto il pubblico presente nell'ultima serata della nona edizione di Music Square a chiudere questa edizione. Con la
la sua elettrizzante musica ha riproposto in chiave rock and roll i più celebri classici italiani e strizzato l'occhio anche oltreoceano, facendo vibrare tutta la piazza Giovanni Paolo II, con un connubio tra le radici di questo favoloso genere musicale e quelle di un artista eclettico come Lee. Lee, che vanta ospitate in programmi di punta nazionali come Edicola Fiore o lo show di Gigi Proietti ed ha vinto anche il Coca-Cola Summer Festival 2015. Matthew Lee è tra i protagonisti italiani di uno dei trend internazionali di maggior successo, gli anni 50. Ora, archiviata con gran successo di pubblico l'edizione 2017, che ha fatto il sold out tutte le sere, si pensa all'edizione del prossimo anno. È stata una bella scommessa questa edizione, ma visto i risultati penso che sia una scommessa vinta ampiamente. Questa sera avevamo una folla che dal palco era affascinante e ammagliante, quindi un successo su tutti i livelli, avendo finito proprio con dei fuochi d'artificio, un personaggio veramente valido. Questa era la nona edizione e quindi la decima, che anche fa una cifra tonda, sarà ancora più entusiasmante. Quindi un invito a tutti a segnarsi sempre l'ultimo weekend di agosto, perché c'è Music Square a Lucrezia di Cartoceto. Allora, prima di chiudere il telegiornale, torniamo un attimo sulla vicenda di quella ostetrica che non era vaccinata e che ha contratto il morbillo all'ospedale di Senigallia. Dunque, chiaramente è scattato il piano di emergenza, tutti i contatti dell'operatrice vengono monitorati e i 5-6 bambini che sono nati nel periodo a rischio di contagio per un mese verranno richiamati in pediatria una volta alla settimana per un follow up. Sono pienamente attivate, insomma, tutte le procedure antidiffusione, assicura il direttore medico di presidio Silvana Seri, ma per tanti genitori chiaramente l'ansia resta grande. Ok, noi ci fermiamo qui, il telegiornale è finito, domani mattina alle 7:30 in diretta c'è il primo appuntamento con l'informazione, la rassegna stampa, con i giornali. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.